Super professionale l'evento Vella Collection Show 2017 Color Contouring presso l'Unipol Arena di Bologna e super digitale. Diretta streaming, centinaia di migliaia di post nel social wall all'hashtag ufficiale VCS17 per Facebook, Twitter, Instagram, per non perdere un solo istante di uno spettacolo unico che ha stupito tutti. Una forte testimonianza di quando la sinergia raggiunge poi il successo. L'innovazione ne è un segmento importantissimo. L'innovazione praticamente è il motore per la nostra compagnia, sviluppare, ricercare sempre prodotti migliori, prodotti che rispondono ai bisogni del consumatore sempre meglio, consumatore sempre più esigente, sempre con bisogni molto più personali. Noi sviluppiamo prodotti che sono sempre più personalizzati, esclusivi, per aiutare ciascuna donna, ciascuna persona a raggiungere i propri obiettivi della sua bellezza unica e diversa dalle bellezze di ogni altra persona. Voi vi contraddistinguete anche perché l'innovazione risponde ad una facile applicabilità. L'intuitività dei nostri prodotti e anche degli insegnamenti, quindi l'educazione di come usare il prodotto, di come utilizzare i vari regimi, quindi sequenze di prodotto in modo tale da ottenere risultati superiori rispetto a utilizzare prodotti generici o prodotti magari scelti male, perché ci sono tantissimi prodotti anche nel mercato e è difficile distinguere quelli proprio di prestigio ottimi da quelli diciamo medi. Punto numero uno. Punto numero due è proprio lo sposare il prodotto giusto con la persona giusta, col capello giusto. E non ci sono due persone con capelli uguali al mondo, quindi si tratta di una bella sfida questa nostra. Avete già visto e incontrato Giorgia Palmas, brava, bella, perfetta, fatele un applauso anche a Giorgia. Condotto da personaggi del calibro di Rudy Zerbi, che ha duettato con Giorgia Palmas in collegamento dal backstage con Gio Squillo, un ritmo serrato e sorprese mozzafiato, hanno tenuto tutti incollati sulle poltroncine. Dal salotto che ha definito la casa Vella. Sì. La Casa Vella, che è un posto dove incontriamo un po' dei personaggi che in qualche modo poi vedrete sul palco, sono quelli che in qualche modo fanno la tendenza, ci raccontano dei piccoli segreti, scopriamo un po' di backstage di questo evento incredibile di due giorni, il Vella Collection Show. Perdonaci l'accostamento, è un po' come dire Vella alla musica bella per quanto riguarda la moda per capelli. Sì, questo sì, anche se io con i capelli ho poco a che fare, però la musica per esempio è una componente importante anche in questo tipo di sfilate, di incontri, di eventi, e questo è bello perché poi il bello, come sentite, si spazia da musica contemporanea, musica addirittura classica, in alcuni casi musica moderna, musica latinoamericana, insomma è una gioia anche per le orecchie oltre che per gli occhi. È la voce e la splendida presenza di Giorgia Palmas ad aver dato l'avvio a questo show vero e proprio, unico per un anno intero. Unico per un anno intero, è uno show che guarda al futuro, che parla di nuove tendenze, di nuovi tagli dei capelli, nuovi colori, e diciamo che sarà più che un evento, è un viaggio fatto di arte e cultura, colori pazzi, ma anche tradizioni, energia e anche emozioni, perché proveremo anche a regalarvi delle emozioni e ci faremo emozionare da ciò che vedremo in passerella. Inviata speciale dal backstage è lei, Gio Squillo, ti ritrovi nel tuo ambiente, la moda. Sai che per TV Moda, appunto, che è la mia passione, il mio lavoro, sono in giro per tutte le sfilate, tutte le fashion week del mondo, quindi a Versace, Dior, Chanel, Armani, Valentino, e quindi quello è il mio habitat. Però devo dire la verità che per un artista è l'habitat più bello, perché qua nascono le idee, qua nascono le follie anche, e anche i sogni, e si prendono forma questi sogni, e in realtà è la costruzione della bellezza di domani. Oggi qua si sperimenta, si crea e si immagina quello che servirà per cambiare la quotidianità. Devo dire che anche nel vostro di mestiere l'effetto capello è fondamentale. Effetto capello è imprescindibile. Assolutamente. Look, lo stile è fondamentalissimo. Sì, però nel mio caso ho portato i capelli al mio carattere, vedi? Ho capito che non riesco a gestirli. A 35 anni ho fatto pace con questa idea, li ho tagliati, li ho lasciati tutti ricci. Quando si dice ogni riccio un capriccio, eccola qua. Lei ha ogni capriccio ha un riccio, e quindi fate un po' voi. Grazie, grazie per la musica. Buonasera, buonasera. Ma siete il miglior pubblico
quello che io ho incontrato da ieri sera a oggi. Tanta comicità, ma oggi si fa sul serio. Sul serissimo, anche perché voi non sapete, ma adesso è l'età, ma io avevo dei capelli molto lunghi, quando ero ragazzino, avevo molte, e tutti mi dicevano, ma come cazzo porti sti capelli? Questa è storia, Colore vella. Bellissimo. Non bellissimo, bellissimo. Dove vai adesso? Tutti insieme, viva! Questo è il calore che serve a un artista sul palcoscenico, questo è il calore! Con te neanche ci possiamo permettere la battuta sui capelli, perché ne hai tanti e bellissimi. Belli, non so, ce ne ho tanti, sì, spero di sì, e che devono rimanere, nonostante il caschetto per circa 10 ore al giorno, perché sai... tanti ciclisti perdono i capelli proprio per quello, però li tratto bene, li lavo tutti i giorni, balsamo, maschere, e poi un segreto, mi piace tagliarli, ho le forbici, da piccolo vuole essere come Zoan, l'hai visto? Zoan, quello che fa, io appiccico, appiccico, la Palmas mi fa fare il cretino, e io sì, appiccico, ho le forbici, ho la testa come lui e sono pari a uscire fuori dall'acqua come lui. Oggi che impressione hai avuto da questo mondo meraviglioso che è il mondo vella? Innanzitutto ho potuto imparare tanto, perché quello che comunque io vedo ogni volta che partecipo a questi show è sicuramente imparare tante cose che poi riproduco, cerco di riprodurre sulle mie pagine web, sia che si tratti del blog ma anche che si tratti di Instagram. Quindi ho potuto imparare, conoscere nuove tecniche, nuove pettinature, nuove acconciature che riprodurrò quest'estate. Essere all'evento Vella, quanto è importante? È un evento stupendo, non mi sarei mai aspettato proprio una cosa del genere, è stato veramente bello e sorprendente e sono molto contenta che l'abbiano fatto qui, insomma, un posto meraviglioso. Si chiama Flower ed è un rituale di applicazione del colore innovativo che si esegue in salone con un kit di accessori variopinti e divertenti, quasi la corolla di un fiore, che consente una distribuzione del colore modulata su più livelli. L'unico aggettivo che mi viene in mente è veramente l'evoluzione del contouring. L'idea è stata proprio questa, quella di migliorare e facilitare quello che è l'aspetto quotidiano del parrucchiere, dandogli un servizio, uno strumento che è un accessorio talmente facile da erogare con un risultato fantastico. Abbiamo visto l'effetto finale, che è di una naturalezza estrema. È un po' come tornare alle origini per una donna. Sì, diciamo l'effetto è quello che è del sole, del mare, questo colore un po' vintage, slavato, che assolutamente con la carnagione un attimino abbronzata dà quell'effetto di equilibrio totale nel viso, no? Quindi valorizza la morfologia del viso. Soprattutto oggi, che si dice, gli uomini e le donne non hanno più età. Assolutamente sì, devo dire che la donna ha tanti accessori da potersi giocare per dimostrare che non ha l'età, e il parrucchiere è uno di questi dettagli che può assolutamente aiutarla, anche perché i capelli sono l'estremità di una donna, dove è come la cornice di un quadro. Quando metti la cornice il quadro diventa più bello. I capelli, se hanno un attimino di cultura nel guardare un attimino la morfologia del viso, la carnagione, e fare il contouring, quindi il colore abbinato alla carnagione, è qualcosa di estremamente fantastico. Un'ultima domanda prima di lasciarla: perché dovremmo affidarci alle mani di un professionista che ha scelto Vella? Diciamo che Vella è l'azienda assolutamente precursore per il colore, Vella è l'azienda che eroga colore, e quindi diciamo che la qualità è veramente molto elevata, e poi se un professionista si appoggia a Vella per avere un po' di informazioni, il servizio è assolutamente fantastico. Io penso che oggi abbiamo tra le mani un mestiere dettato dalla creatività, dettato dalla capacità, ma soprattutto dettato dalla sincerità e dalla fiducia che noi dobbiamo tenere attraverso il nostro fare, il nostro dire, capacità artistica. Riuscire a far parte di un gruppo così importante è il quid in più. È tantissimo, perché questa azienda qui ci dà grande supporto, ci dà grandi opportunità, ci dà il supporto fondamentale di un prodotto di altissima qualità,
e questo fa sì che si eleva tantissimo quello che è il nostro mestiere, la nostra qualità finale. E poi il mondo oggi deve essere un mondo colorato, fatto di colore e basta grigio. In questa poltrona noi abbiamo un tangibile esempio di quando una professione, un'arte, viene tramandata da padre a figlio. Esatto, esatto. Beh, io amo il mio lavoro, amo stare con Mario che mi ha trasmesso da quando sono nato poi i segreti del mestiere e soprattutto la passione. E poi amo comunque creare di giorno in giorno teste, donne diverse. In questa stagione stiamo presentando Primavera-Estate 2017, Vella punta sul colore. Fa la differenza? Eh sì, anche perché per la stagione Primavera-Estate il colore fa da padrona, come tutti gli anni, e quest'anno più che mai. Un entusiasmo alle stelle perché stiamo per vivere il momento clou della cena di gala di questo evento, una due giorni interminabile, ricca di appuntamenti. Parla Vella qui a Bologna con un evento che fa spettacolo ma che è anche l'indicazione per la tendenza Primavera-Estate 2017. Il momento più mondano, la cena di gala, ed ora ospiti a sorpresa. La prima giornata si è conclusa con la cena di gala per oltre 5.000 persone presso la Fiera di Bologna, dove in un'atmosfera elegante e suggestiva, a sorpresa, è salito sul palco con la sua inconfondibile voce Mario Biondi, che ha calamitato l'attenzione di tutti.